La partita sulle nomine alla testa delle istituzioni europee si è arricchita di una nuova puntata. Gabriel, il vice cancelliere tedesco, ha dichiarato che il governo tedesco era disposto a sostenere la candidatura di Jean-Claude Juncker a patto che il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, potesse essere ricondotto nella sua carica. È evidente che il fatto di fare rientrare la nomina del presidente del Parlamento, che dipende dai suoi correligionari, dai suoi colleghi deputati, nella partita per la nomina europea, per le nomine europee, significa in qualche modo eliminare il rispetto che si deve al Parlamento stesso, perché significa fare rientrare le nomine nelle nomine dall'alto anche il posto alla testa dell'Assemblea di Strasburgo. Questo è uno scambio ovviamente inaccettabile, ma doppiamente inaccettabile perché in realtà nasconde l'esigenza della signora Merkel di mantenere al suo posto Gunther Oettinger, che è l'attuale commissario all'energia, assolutamente non amico degli ecologisti e invece grande amico degli industriali intensi in energia e delle imprese di produzione di energia elettrica, che in questi ultimi anni non è mai stato un amico dell'agenda dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica. Alla base quindi di questo scambio ci sono due scelte sbagliate del governo tedesco: da una parte quello di entrare a gamba tesa nella nomina del presidente del Parlamento europeo per dare un contentino a Martin Schulz, che vede deluse le sue mire di diventare presidente della commissione o almeno commissario, e dall'altra parte quello di mantenere un cattivo commissario, appunto Gunther Oettinger, come rappresentante della Germania nella commissione europea. Entrambe queste cose sono state stigmatizzate da una dichiarazione di Rebecca Harms e di Philip Lamberts, i due capogruppo dei Verdi del Parlamento europeo, e si profila la molto concreta possibilità di una battaglia intorno alla presidenza del Parlamento europeo e forse perfino anche una candidatura verde nelle prossime settimane. Lunedì ci sarà anche una riunione a Roma della conferenza dei presidenti, alla quale non sappiamo bene chi rappresenterà il governo italiano, dove si parlerà di presidenza italiana e del suo programma. Per noi i temi fondamentali sono tre. La prima è l'allentamento dei vincoli dell'austerità per fare degli investimenti in materia di energia e di economia verde, la questione del pacchetto clima energia e l'immigrazione. Vedremo che risposte saprà dare il governo italiano a tutte e tre queste questioni.